10 minutes past curfew. Why are you still up? Hello? Hello? I remember now. Devo fare la super classifica dei Queenstrike! Sigla! Like an eagle, fly, you soar. Amici della gloria, rieccoci! Benvenuti ad una nuova monografia / super classifica. Questa volta andiamo a prendere uno dei gruppi fondatori, se vogliamo chiamarli così, del progressive metal, della sezione più moderna, diciamo, ok? Stiamo parlando ovviamente dei Queenstrike, i Queenstrike di Geoff Tate, di Chris DeGarmo, di Scott Rockenfield, Wilton e tutti gli altri che si sono succeduti, e adesso in una breve introduzione, infatti, vi racconterò molto velocemente, penso che tutti voi che seguiate questa super classifica sappiate di chi stiamo parlando, ma vi racconterò molto velocemente un po' la storia della band, dagli albori fino ai casini, da gossip scoppiati con Geoff Tate e poi l'arrivo di Todd LaTorre, un po' tutta la storia, fino alle ultime news fresche di una settimana fa, non più di tanto, riguardanti la posizione di Scott Rockenfield, il batterista, ex batterista, ancora batterista. Ne parleremo man mano durante la biografia. Prima di cominciare vi voglio ringraziare tutti per essere ancora qui con noi. Qui a Metal Hit si lavora tanto, lo staff è più attivo che mai tra monografie o super classifiche come quella di oggi, video recensioni, le recensioni testuali e tutto il lavoro che c'è. Quindi vi chiedo, come al solito, di iscrivervi da qualche parte. Se volete, cliccate anche la campanella per rimanere sempre aggiornati con i nostri video qui sul canale YouTube. Come penso saprete, c'è anche la possibilità di abbonarvi al canale YouTube con due pacchetti che il Graz molto ironicamente ha chiamato il pacchetto Amaranth e il pacchetto Iron Maiden. Inutile dirvi quale dei due sia il pacchetto più completo e quale quello meno, ma insomma, seguiteci come volete, noi siamo sempre con voi, dappertutto, in ogni luogo fisico e digitale che possa esistere. Bene, bando alle ciance, cominciamo a parlare di Queenstrike. Ok, la band nasce a Seattle, Washington, quindi siamo nella parte nord-ovest degli Stati Uniti d'America, al confine con il Canada, intorno alla fine degli anni 70. Siamo infatti nel 1979 quando Rockenfield e Wilton e Eddie Jackson iniziano a suonare insieme in varie formazioni. La formazione dalla quale veramente prendono vita i Queenstrike sono chiamati The Mob. Il nome è ovviamente, come potete immaginare, ispirato al The Mob Rules dei Black Sabbath. Arriva il momento di mettere in piedi un demo di canzoni proprie e i The Mob pescano il giovane singer Geoff Tate, dalla voce, dall'estensione impressionante e dalla teatralità che di lì a poco diventerà molto conosciuta. Completa la formazione un altro giovane virgulto che risponde al nome di Chris DeGarmo, per cui sin dall'inizio, ed è uno dei pochi casi in cui ne abbiamo parlato, sin dall'inizio i Queenstrike sono in formazione tipo. Quello che appunto era The Mob prende il nome Queenstrike in modo abbastanza ironico, perché praticamente The Mob non si poteva usare per motivi di copyright. La band doveva scegliere un nome per la pubblicazione del primo EP, quello che all'inizio era un demo diventa un EP, e non sapendo quale nome mettere, pensate alla mancanza di fantasia di una band che poi con la fantasia e con la creatività ci ha costruito dei capolavori immortali. Comunque, in quel momento, presi alla sprovvista, per la mancanza di ispirazione, i nostri decidono di parafrasare il nome della prima canzone del demo, dell'EP, che è ovviamente Queen of the Reich, cambiando un po' il nome e usando la cosiddetta famosissima umlaut del metal. Che cos'è la umlaut del metal? La umlaut sono i due puntini sulla vocale che non vanno sulla Y di solito, sono altre le vocali che prevedono la umlaut in tedesco e nelle altre lingue germaniche. Anyway, i Queenstrike tirano fuori la umlaut, sono il primo gruppo metal a potersi vantare della umlaut. Il primo gruppo rock in assoluto furono i Blue Oyster Cult, ho fatto una piccola indagine sull'argomento. Poi ci saranno i Motley Crue, ce ne saranno tanti, i Motorhead, vabbè, che voglio fare. Comunque i Queenstrike si fregiano di averla tirata fuori per primi. Lascio a voi indagare se sono stati i primi oppure no.
Anyway, il nome ce l'abbiamo, il demo ce l'abbiamo, e come? È il 1982 e i Queensryche debuttano sulle scene con questo non intitolato EP di debutto. L'EP di debutto che tanta gloria riceverà con il passare del tempo, sul momento viene accolto mediamente bene, le label cominciano a interessarsi e da lì a un paio d'anni i Queensryche possono finalmente entrare in studio e pubblicare il loro primo long playing a titolo The Warning. È il 1984 e viene fuori appunto questo primo album. L'album comincia a mostrare quelle che saranno le caratteristiche tipiche dei Queensryche, quindi un heavy metal molto di classe, molto ricercato negli arrangiamenti, con la voce di Geoff Tate, imprescindibile pietra di paragone per loro e per tutte le altre band che a loro si sono inevitabilmente ispirate. Nel primo disco, ascoltandolo oggi, col senno di poi, potreste cogliere, come ho colto io, il fatto che la voce di Geoff si sente che si ispirasse molto a quella di Bruce Dickinson, soprattutto all'inizio. L'estensione del vibrato, l'uso del vibrato soprattutto, anche molte linee vocali in qualche modo hanno un riferimento un po' maideniano. Il marchio di fabbrica dei Queensryche, che è quella vena un po' prog, verrà fuori pian piano, disco dopo disco, e non sarà secondo me mai così marcata. Io sinceramente non ho mai considerato i Queensryche come una band progressive metal. Ci sono momenti dispari, ci sono ricerche sonore inusuali, ma per quanto mi riguarda i Queensryche sono sempre stati più una band heavy class metal con qualche venatura prog qua e là sicuramente. Anyway, la storia non l'ho scritta io, l'ha scritta la storia stessa, per cui andiamo avanti. Passano altri due anni, nel frattempo i Queensryche hanno l'opportunità, per una band al debutto veramente clamorosa, di fare da opener niente proprio di meno che agli Iron Maiden durante il World Slavery Tour. Quindi immaginate di cosa stiamo parlando. Ebbene sì, aprono per gli Iron in quel tour lì. Figuratevi peraltro che in The Warning c'è anche Michael Kamen, famosissimo arrangiatore, compositore, peraltro responsabile del primo S&M dei Metallica, fra le altre cose, ma per fortuna Michael Kamen ha fatto anche cose buone. che peraltro è sparito da non moltissimo, un pilastro della musica contemporanea, che ha arrangiato e orchestrato anche The Warning dei Queensryche. Due anni dopo arriva il secondo disco, trattasi ovviamente di Rage for Order. Rage for Order ha un taglio un po' più glam, se mi passate il termine. Il 1986 è il periodo dell'esplosione del glam, del hair metal, come voleva essere chiamato in quegli anni. E forse i Queensryche, in particolare Geoff Tate, che non è mai rimasto insensibile al business, al trend del momento, in quel momento si fa un po' irretire, diciamo così, dal filone glam, dalle suggestioni glam, e qualcosa riesce a infilare in un disco che comunque è un capolavoro assoluto di musica di classe. Ritorniamo al discorso del class metal di cui vi parlavo prima. Il primo disco era un po' più di transizione, nel senso che la band ancora doveva affermarsi. Qui c'è il primo grande successo dei Queensryche, che fa un po' ridere, perché se volete, Gonna Get Close to You non è una canzone dei Queensryche, è una cover. Mi sono informato e trattasi della cover di tale Lisa Dalbello, cantautrice canadese. Andate se volete a cercare la traccia originale, perché è molto interessante. Anche il primo disco ha una canzone che è diventata storica, parlo di Take Hold of the Flame, e peraltro Rage for Order sarà il primo album con il Threereich in copertina. Il Threereich è ovviamente il simbolo dei Queensryche, lo conoscete tutti, quella specie di tribale, che ha in realtà una storia molto interessante dietro. Il Threereich è stato creato da un grafico di nome Wes Griswold, il quale ne ha sempre rivendicato la paternità. Infatti, a oggi, il Threereich non è mai stato registrato dai Queensryche per motivi legali, perché questo grafico che lo aveva creato come firma delle sue opere. Stiamo parlando di un grafico che ha collaborato con la band agli inizi,
Che cos'è il Tree Reich? Secondo questo grafico, infatti, è una specie di falchetto stilizzato che lui usava come logo, diciamo, nelle sue creazioni. In realtà il fratello di Scott Rockenfield, Todd, anche lui grafico, è peraltro creatore del logo e dell'impaginazione, se volete, del famoso EP, The Queen Strike, lo ha rimaneggiato e diciamo che a lui si attribuisce la resa finale del famoso Tree Reich, che poi sarà presente in tutte le copertine dei Queen Strike, tranne in una. In quale delle copertine dei Queen Strike non è presente il Tree Reich? Vi lascio qualche minuto per spulciare Google o pensarci e vi darò la risposta quando arriveremo al CD in questione. Ok, passano 2 anni, i Queen Strike cominciano a diventare molto famosi, Rage for Order ha avuto un buon successo, è il momento di maggior estasi creativa della band che nel 1988 sforna un capolavoro assoluto e imprescindibile nella discografia di ogni persona che ami non solo il metal, ma la musica. Stiamo parlando, ovviamente, per chi fosse vissuto sotto un sasso negli ultimi 600 anni, di Operation Mindcrime. Operation Mindcrime è un'opera rock metal che è stata paragonata, e non da me, a dischetti del calibro di The Wall o The Lamb Lies Down on Broadway, insomma un capolavoro totale nel progressive rock metal, chiamatelo come volete, che ovviamente trasforma la band in un nello status di superstars. Il concept dietro Mindcrime è farina del sacco un po' di tutti e cinque. Non vi ho detto, ma la band è sempre costante fino a questo punto della storia, anche se Tate si è sempre in qualche modo autoattribuito la paternità dell'idea. Trattasi, detto in due parole, della storia di Nicky, un eroinomane che in qualche modo finisce nella rete del Dottor X, una sorta di criminale che usa questi poveri disgraziati, tossicodipendenti, eccetera, eccetera, brainwashandoli e triggerandoli come delle armi a comando. La parola, peraltro, che farà scattare il comando è proprio la parola Mindcrime. La storia che si dipana nel disco è la storia appunto di Nicky che deve compiere delle missioni per il Dottor X, il quale in cambio gli dà la sua dose giornaliera, e che finisce in contatto con una ex prostituta, adesso diventata suora, di nome Mary, di cui pian piano si innamora. La storia prende milioni di strade, succedono tante cose, fino a quando il Dottor X non ordina a Nicky di andare e uccidere Mary e anche padre William, che era quello che, diciamo, l'aveva salvata dalla strada, l'aveva fatta diventare una suora, ma che abusava di lei nonostante fosse diventata una suora. Quello che succede... spoiler, adesso è il momento di mettere lo spoilerone. Quello che succede nella storia è che Mary muore, non si sa bene come, ma Nicky va per ucciderla ma non ce la fa, scappa, poi torna indietro e la trova morta. Non sappiamo a questo punto come sia morta. Quello che sappiamo è che Nicky impazzisce, alla fine della storia viene arrestato, ma siccome è in stato completamente confusionale viene portato in un ospedale psichiatrico dove si risveglia dal coma indotto dai farmaci e inizia a ricordare. Da lì il famoso I remember now che vi ho detto all'inizio della recensione, e da lì tutta la storia che quindi viene raccontata come una sorta di flashback. Vi segnalo, se non l'avete mai visto, l'Operation Live Crime, il VHS ce l'ho ancora io, il live che uscì, ma che buffamente non fu registrato dal tour di Mindcrime, perché durante il tour di Mindcrime i Queen Strike ancora facevano posti molto piccoli e poche date da headliner. Erano conosciuti, ma non erano ancora così famosi. Paradossalmente sarà nel tour di Empire, il disco successivo di cui stiamo per parlare, che i Queen Strike finalmente faranno un tour intero da headliner e registreranno, suoneranno tutto il Mindcrime per intero, più una selezione di brani da Empire. Ok, passano quindi 2 anni, i Queen Strike sono adesso
delle celebrità assolute, e il disco che tirano fuori nel 1990 è un disco veramente spaziale. Stiamo parlando di, appunto, come ho detto un secondo fa, Empire. Empire è un disco stupendo, ma che non assomiglia molto a Mindcrime. E questo potrebbe essere l'inizio di qualcosa che si incrina. Spieghiamoci meglio. Empire è un disco molto più pop, ma nel senso buono. Molto più commerciale, molto più diretto e molto meno complicato e contorto di quello che era Mindcrime, lo sforzo creativo di Mindcrime. Qui viene declinato in una maniera più melodica, più ariosa. Vorrei dire più commerciale, se non fosse che ormai la parola, l'aggettivo commerciale ha assunto un campo semantico negativo, ma in realtà non è quello l'idea. L'idea è che veramente quello che è venuto fuori ai Queensrÿche come successore di Operation Mindcrime è un album molto bello, ma davvero molto bello, pieno di canzoni stupende, stupende. Jet City Woman, Silent Lucidity, Best I Can, Empire stessa, e Della Brown, potrete, cioè è veramente un disco infinito, ma che in qualche modo non è il disco che la fanbase si aspettava dopo Mindcrime. Come se, no? È un po' una maledizione. Dopo un album così grosso puoi solo scendere. Il problema è quello, è il problema di Scenes from a Memory, è il problema di un sacco di dischi che, soprattutto nell'ambito di cui stiamo parlando noi, sono talmente grossi che sfuggono quasi alla tua stessa, vuol dire, gestione. Non sono più neanche tuoi, sono patrimonio dell'umanità. Per cui inevitabilmente dopo Mindcrime la gente si aspettava un altro Mindcrime, impossibile. Viene fuori un disco, ripeto, stupendo ma diverso, apprezzato ma non quanto il predecessore. Peraltro durante il tour di Empire ci fu un evento molto tragico che successe in Belgio, dove un fan belga fu accoltellato e morì durante un concerto dei Queensrÿche. Il tour di Empire dura 18 mesi. 18 mesi, visto il successo planetario non solo di Empire, ma a quel punto anche di Operation Mindcrime, che nel frattempo era diventato la bombazza assoluta che è. Dopo 18 mesi la band quindi è in uno stato di semi-esaurimento e i componenti dei Queensrÿche si prendono del tempo l'uno lontano dall'altro, dopo un anno e mezzo in tour insieme, e impiegheranno 4 anni a registrare il nuovo disco. Il nuovo album, arriva appunto nel 1994, si chiama Promised Land. Com'è Promised Land? Promised Land è diverso, più oscuro, meno metal, è più carico di sofferenza. Nelle interviste del periodo gli stessi membri dei Queensrÿche raccontavano di come Promised Land fosse in qualche modo una specie di specchio di come si sentivano i componenti dei Queensrÿche in quel momento storico. Esausti, pieni di dubbi sul futuro e di quello che sarebbe potuto succedere da lì in avanti, i Queensrÿche danno vita a questa perla, per quanto mi riguarda, oscura e molto malinconica, che secondo me è la mamma di tutto quel metal malinconico che, diciamo, oggi potrei trovare negli Evergrey, per dirvi un nome, ma molto molto di classe, molto ricercato. Chris DeGarmo e Michael Wilton sono sempre state, secondo me, la coppia di chitarristi, una delle coppie di chitarristi più belle della storia dei gruppi metal. Io li metto insieme solo a KK e Tipton nei Priest e a Dave Murray e a John Smith nei Maiden. Secondo me come coppia di asce sono veramente difficili da battere. Wilton e DeGarmo sono bravi, bravissimi, non solo con la chitarra ma anche con la penna. Anzi, DeGarmo è sempre stato un po' una delle anime più forti di questi Queensrÿche, dei Queensrÿche vincenti, melodici, struggenti, con le armonie meravigliose che gli intrecci tra le due chitarre hanno creato. E Promised Land in qualche modo riflette tutto questo, ma in una vena un po' malinconica, triste, non necessariamente metal a tutti i costi. È il momento in cui i Queensrÿche cominciano quasi a porsi delle domande, no? A chiedersi che cosa vogliono diventare, se vogliono restare intrappolati in quel meccanismo
che li aveva portati addirittura a fare un MTV Unplugged durante, alla fine del tour di Empire, tanto erano diventati famosi, bellissimo MTV Unplugged, o se vogliono essere qualcos'altro. Per me è un disco molto bello e vedrete poi nella super classifica che l'ho messo anche abbastanza in alto, ma so per certo che Promised Land è l'inizio dello scricchiolamento. Qualcosa inizia a rompersi, i Queensryche non hanno la voglia di continuare a essere una copia carbone di se stessi e vedremo che di lì in poi, fra virgolette, inizieranno i guai. Iniziano i guai per i Queensryche, come vi dicevo, e i guai si concretizzano da quasi subito nell'album successivo del 1997, Here in the Now Frontier. Il grunge che sta diventando imperante in quegli anni in qualche modo influenza il processo creativo dei Queensryche, che peraltro vi ricordo sono ironicamente di Seattle, che come sapete è la patria, il centro di gravità permanente del grunge, quindi se non lo hanno sentito loro non so chi lo doveva sentire. Here in the Now Frontier quindi è molto diverso. Alla fine delle registrazioni di Here in the Now Frontier, peraltro, succede quello che non sarebbe dovuto succedere. Chris DeGarmo lascia la band. Chris DeGarmo lascia la band e chiude un capitolo che ha segnato in qualche modo la storia dei Queensryche, perché di lì in poi i Queensryche non saranno più gli stessi. Vuoi per le derive alternative rock o comunque diverse dall'originale, vuoi perché Geoff Tate disco dopo disco prende sempre più spazio fino a diventare quasi l'assoluto mastermind della band. Fatto sta che Here in the Now Frontier possiamo dire che inaugura il secondo capitolo della storia dei Queensryche, che è un capitolo assolutamente negativo. In nessuna delle monografie che ho fatto finora o che ho visto finora, anche fatte dagli altri miei colleghi di Metal Hit, mi sono mai dovuto ritrovare di fronte a un così grande cambio di registro e di qualità negli album. La seconda fase della band presenterà veramente una serie di album veramente brutti, uno dietro l'altro. Ci sarà un lungo periodo in cui la qualità della musica dei Queensryche si abbasserà veramente notevolmente, e l'inizio di tutto questo è sicuramente Here in the Now Frontier. Durante il tour di Here in the Now Frontier, peraltro, Geoff Tate si ammala, ha un'infezione alle corde vocali, i Queensryche sono costretti ad annullare buona parte del tour. Non solo, durante questa pausa del tour la EMI America, che è la loro casa discografica in quel momento, fallisce, per cui i Queensryche si dovranno autofinanziare il resto del tour, rimettendoci anche, non guadagnandoci neanche niente, quindi andando ad alimentare ancora di più quel clima di malcontento che serpeggiava intorno alla band da tempo. Passano altri 2 anni e i Queensryche tornano in studio per la prima volta senza Chris DeGarmo e con Kelly Gray, reclutato dalla band che lo conosce da molto tempo, perché Kelly Gray suonava con Tate in una delle band degli anni pre-Queensryche ed era anche diventato uno stimato produttore discografico, così oltre che chitarrista, così Kelly Gray viene coinvolto e viene tirato dentro a un nuovo album della band che si chiama Q2K, Queensryche 2000 praticamente, anche se esce nel 99. È il primo disco per Atlantic Records, che in quel momento, con la divisione Atco e anche la casa discografica dei Dream Theater, di questo ne parleremo fra poco, perché i Dream Theater e i Queensryche andranno in tour insieme, anche se saranno scintille, ma ne parliamo fra poco. Kelly Gray viene introdotto nella band da Geoff Tate fondamentalmente, ma verrà cacciato un paio d'anni dopo, pare per i suoi abusi di alcol eccetera eccetera, ma la cosa non è, come al solito, mai stata perfettamente chiarita. Ed è un altro album sulla falsa riga del predecessore, ma se volete ancora più perso dentro una ricerca della linea vocale. I Queensryche sono sempre stati una band molto politicizzata, non abbiamo parlato all'inizio. Diciamo che la cosa è diventata palese da Operation Mindcrime in poi, e da quel momento i testi dei Queensryche sono sempre stati molto critici, duri,
centrali nelle canzoni dei Queenstrike. Proprio più tempo passava e più Geoff Tate prendeva il controllo della situazione e quindi pilotava in qualche modo la mente creativa dei Queenstrike verso i lidi che erano a lui più consoni. In questo caso, ancora una volta, i testi sono sempre molto sociali, politici, eccetera, eccetera, contemporanei, ma la musica è veramente debole, debole, sempre più debole, e la cosa è solo all'inizio. 3-4 anni dopo, nel 2003, uscirà Tribe, la fanbase farà un salto di gioia perché i Queenstrike mettono in giro la voce che Chris DeGarmo è tornato nella band. In realtà la label faceva pressione ai Queenstrike per la consegna del disco, non c'erano idee e gli altri componenti della band pregarono Chris di venire a partecipare di nuovo con loro al disco. Chris scrisse 4 canzoni, registrò in studio, ma non entrò mai di nuovo nella band, tant'è che nel tour di Tribe Chris DeGarmo non c'era. Al suo posto Mike Stone, un altro dei chitarristi provvisori dei Queenstrike. Quello che succede nel 2004 nel tour di Tribe è che dopo un tour tutto per loro, i Queenstrike e i Dream Theater decidono di fare un tour da co-headliner insieme ai Faith Warning come opening act, e quindi i famosi Big Three del progressive metal sono finalmente tutti insieme per la gioia assoluta dei fans, che infatti vanno in massa a questo tour che sarà un tour molto molto ben riuscito. Il tour prevedeva che i Queenstrike e i Dream Theater si scambiassero ogni notte l'headlining spot e che alla fine della serata fossero tutti insieme sul palco a suonare delle cover. Tutto questo è immortalato, se non ricordo male, nel live che si chiama The Art of Live, dove ci sono anche un paio di canzoni infatti con i Dream Theater. Voci invece dietro le quinte dicono che questo tour di co-headliner con i Dream Theater sia stato un disastro dal punto di vista umano, perché pare che Geoff Tate e i ragazzi dei Dream Theater non andassero affatto d'accordo. In particolare pare che Geoff Tate si scontrasse regolarmente con Mike Portnoy, i due si scornassero perché, a quanto si dice, Geoff Tate aveva le solite manie da prima donna e a Portnoy queste cose non andavano giù per niente, perché figurati, la prima donna era lui e quindi c'era un po', non so, due galli nel pollaio, no? Insomma, il tour comunque finisce e le dichiarazioni infatti dei due dopo sono state molto fredde. Portnoy è stato anzi molto più vocal, d'altronde dei due, se devo dire, Portnoy mi sembra anche quello meno ipocrita. Su Geoff Tate si potrebbero scrivere dei libri, siamo ancora all'inizio, chi di voi sa la storia dei Queenstrike sa che il bello deve ancora venire, però in realtà non è il primo che ha qualcosa da ridire sul comportamento un po' snobbish, un po' da prima donna di Geoff Tate, che ha sempre avuto questi atteggiamenti. Anche Tribe non è un successo commerciale, nonostante il tour con i Dream Theater, anzi il tour con i Dream Theater mi puzza molto di mossetta wink wink per riuscire a tirare gente ai tour, sfruttando ovviamente l'enorme onda di successo che invece i Dream Theater avevano. Fatto sta che sono 3 dischi che le cose vanno molto male, e per cercare di salvare e di risparare il nome dei Queenstrike in alto, dove loro credevano che dovesse stare, Geoff Tate ha la infelice idea, o felice, scegliete voi, di dare un seguito a Operation Mindcrime. Esce infatti nel 2006 Operation Mindcrime 2. Ora, a me personalmente questa cosa mi fa lo stesso effetto di Keeper of the Seven Keys parte 3, cioè non esiste, proprio non deve esistere, è una specie di abominio che il mio cervello non riesce neanche a processare, no? Non esiste, non si può dare un seguito a Operation Mindcrime, è così perfetto in sé che dargli un seguito vuol dire, non lo so, dai, pucciare veramente il biscotto in una delle poche cose buone che ti è riuscita nella vita, cercando di allungare il brodo. Insomma, come me, a quanto pare la pensavano molti componenti della band, tanto che
le parti sul disco di Operation Mindcrime non sono state suonate dai componenti dei Queenstrike. O meglio, alcuni di loro non hanno suonato neanche una nota. Per esempio Scott Rockenfield e i chitarristi, Wilton pare abbia suonato veramente poca roba. Insomma, tutto il resto è stato scritto, arrangiato, prodotto, confezionato da Geoff Tate e il suo entourage. E quando dico il suo entourage lo dico con cognizione di causa, perché dal 2004 sua moglie Susan è diventata il nuovo manager della band e la sua figliastra Miranda è diventata il capo del fan club. Quindi i Queenstrike sono praticamente diventati una creatura di esclusiva proprietà di Geoff Tate, che ne fa quello che vuole, li porta dove vuole, anche contro il parere dei suoi compagni di team. E come vi ho detto, il Mindcrime 2, secondo gli altri componenti della band, o alcuni componenti della band, non sarebbe nemmeno dovuto esistere. Tant'è vero che fu suonato in studio da Session Man per la quasi interezza. Cosa aggiunge il Mindcrime 2 alla storia? Aggiunge che scopriamo come è morta Mary. Aggiunge che il Dottor X, che nel primo disco è interpretato da un attore, prende la voce di Ronnie James Dio, che canta in due canzoni del disco, e che partecipa anche a una data del tour successivo, che è poi la data che verrà immortalata nel famoso Mindcrime at the Moor, che è l'altro DVD live dei Queenstrike. Succede che abbiamo un finale alla storia, perché la storia riprende 18 anni dopo quello che era successo nel primo, dove Nicky è più o meno allo stesso punto di prima, è uscito dall'ospedale psichiatrico ma si ritrova sempre nei casini, pensa a Mary, prova a vendicarsi, vuole uccidere Dottor X a tutti i costi, e alla fine, spoiler, saltate perché sto per spoilerare, alla fine, dopo tutta una serie di peripezie, Nicky ucciderà Dottor X. In sogno gli apparirà Mary 2, 3, 4 tante volte, fin quando la Mary stessa gli rivelerà come è morta, e Nicky alla fine, incastrato in una vita che non riesce più a sopportare, si toglierà la vita per ritornare con Mary. Struggente quanto vuoi da un punto di vista musicale, Mindcrime 2 è The Thing That Should Not Be, ok? Non è neanche peggiore degli altri, anche perché molte canzoni ovviamente cercano di strizzare l'occhio un po' al primo, nei temi musicali, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, certe cose non si devono fare, cioè, certe cose sono peccato, non si va all'inferno a fare certe cose. Anyway, tant'è, la band ormai è nelle complete mani di Geoff Tate, il quale licenzia anche Mike Stone, arriva nella band Parker Lundgren, che in quel momento è il marito della famosa Miranda, figliastra di Susan, e arriva il nuovo album dei Queenstrike dopo 3 anni, che si chiama American Soldier. Vi ricordate il famoso gioco dell'inizio della super classifica, dove vi dicevo chissà dov'è che non c'è il Three Reich? È in American Soldier. American Soldier, nelle intenzioni di Geoff Tate, ormai non posso parlare più di Queenstrike, devo parlare solo di lui, nelle intenzioni di Geoff Tate è un altro concept album su un soldato americano di ritorno da un anno meglio precisata guerra, ma in realtà è costruito da Tate dopo che lo stesso Geoff Tate è andato in giro per l'America a intervistare veterani di guerra. Tutte le canzoni, molte canzoni di American Soldier infatti riportano dei pezzi proprio di dialoghi o di testimonianze di questi soldati di guerra, dell'orrore della guerra, dello shell shock e di tanti altri problemi che ovviamente questi soldati hanno dovuto affrontare. Ma da un punto di vista musicale non c'è veramente niente. In alcune canzoni Geoff Tate canta tipo solo il ritornello e le strofe sono affidate a questi pezzi di discorsi di questi soldati. Siamo sempre più scarni e sempre più non c'è sostanza, non c'è coesione interna. Lo stesso Parker Lundgren, appena arrivato, ebbe modo di dire che a volte si ritrovava a suonare canzoni che gli rifilavano all'ultimo momento, e che addirittura quando uscì il disco American Soldier, ascoltandolo, cioè quando la band ha avuto fra le mani il master definitivo, c'erano un paio di canzoni che nessuno di loro conosceva, che pare Tate avesse inserito e fatto suonare al solito dai suoi uomini,
contro il volere di chiunque. Quindi siamo proprio nel caos più totale. Caos più totale che, se volete, raggiunge l'apice della schifezza, l'apoteosi, la disgrazia nell'anno successivo, quando nel 2010 i Queensryche se ne vengono fuori con il Queensryche Cabaret. Io lo so che molti di voi se la ricordavano sta cosa, e io lo so che molti di voi l'avevano rimossa dalla mente sta cosa, ma adesso vi tocca ricordare il Queensryche Cabaret. Nani, puttane, giocolieri e mangiafuoco, e i Queensryche in questa specie di live burlesque con tutte queste cose in giro per il palco, una roba di una. Io mi sarei vergognato come un ladro. Il Queensryche Cabaret che poi ci portò all'album successivo, il famoso Dedicated to Chaos, che fu ai tempi una delle primissime video recensioni di Metal.it fatta da me. L'ho rivista e, a parte la gioventù di 10 anni fa, fumavo come un turco ed ero incazzato come una bestia. Se volete ridere di me, andate a ripescarla negli archivi di Metal.it. Credo fosse la terza o la quarta video recensione mai fatta da noi dello staff. E già ero incazzato come uno stronzo. Il motivo è molto chiaro: Dedicated to Chaos è veramente un disco di merda. Però brutto, brutto, brutto. Che se quelli di prima erano brutti, questo è brutto, più brutto. È chiaro che c'è qualcosa che non quadra, o c'è qualquadra che non cosa. Talmente chiaro che nel 2012, nel tour successivo, i Queensryche decidono, in una riunione molto combattuta, di licenziare la manager Susan, moglie di Geoff Tate, e la figliastra Miranda, capa del fan club, e succede il casino. C'è una lite pazzesca. Durante quel tour, in alcune date in Brasile, potete trovarlo tranquillamente su YouTube, c'è Geoff Tate che sputa sul batterista, prende a spintoni Wilton o Eddie Jackson. Insomma, la situazione è veramente bruttissima, di tensione, e addirittura si mettevano le mani addosso. In 2 o 3 date si sono proprio menati sul palco, o lui sputava al batterista mentre suonava. Insomma, la situazione non è più sostenibile. I Queensryche fanno una videoconferenza, una riunione a distanza, perché non abitano tutti nello stesso posto. Dalla videoconferenza Geoff Tate se ne esce molto, molto presto, chiude la videoconferenza, non vuole più parlare con gli altri quattro votano e decidono che da quel momento in poi Geoff Tate non è più il cantante dei Queensryche. Come potete immaginare, non è una cosa facile da affrontare. Volenti o nolenti, Tate è la faccia, la voce e il marchio inconfondibile dei Queensryche. Quindi ripartire senza di lui è un problema. Non solo, Tate fa causa alla band perché sostiene che il nome e il logo sono suoi, che lui è l'unico detentore dei diritti sulla band. Tanto che, mentre si aspetta la sentenza definitiva, Geoff Tate pubblica un album a nome Queensryche dal titolo Frequency Unknown. Vi invito a guardare la copertina, col pugno e la F e la U e il simbolo in mezzo, che è un chiarissimo fuck you, Queensryche, a tutti gli altri componenti della band. Mentre gli altri membri della band, dopo un'esperienza, diciamo fuori dai Queensryche, con una band dal nome Rising West, prendono Todd LaTorre, cantante dei Crimson Glory in quel momento, nonché grande fan dei Queensryche di vecchia data, nonché bravissimo batterista, e pubblicano l'album omonimo Queensryche. Più dichiarazione di intenti di così si muore. Da una parte Geoff Tate, che li manda a fanculo con un disco di una bruttezza epocale. Dall'altra parte i Queensryche rimanenti o originali, che peraltro di lì a un anno vinceranno la famosa causa e quindi diventeranno gli unici detentori del nome Queensryche, gli unici a poterlo usare, e Geoff Tate in cambio avrà l'esclusiva di poter suonare per intero i due Operation Mindcrime, cosa che gli altri non possono fare.
Da quel momento la faida non è mai finita, i Queenstrike da una parte, Geoff Tate dall'altra, si sono finalmente separati. Per quello che riguarda noi e questa monografia, io vi devo parlare di quello che ci hanno guadagnato i Queenstrike. I Queenstrike ci hanno guadagnato intanto tre dischi usciti da allora, che sono l'omonimo Queenstrike, Condition Human del 2015 e The Verdict del 2019, che sono tre bei dischi, non saranno dei capolavori assoluti, ma sono tre bei dischi dei Queenstrike, dove si sente di nuovo la magia e dove canta un cantante che è una delizia. Todd La Torre è vero che forse assomiglia un po' troppo a Geoff Tate, ma è anche vero che è un singer che ha, col passare dei dischi, ha dimostrato anche di avere una sua grande professionalità, personalità, che è un grande professionista. Vi racconto questa e poi basta perché già sono a 40 minuti. I Queenstrike, dopo la separazione da Tate, prendono due date senza ancora aver fatto una prova con Todd La Torre. Lo avevano ascoltato nei dischi che aveva pubblicato e avevano deciso di prendere lui, gliel'avevano chiesto, Todd era d'accordissimo, ma non avevano ancora neanche mai suonato insieme. 9 giorni prima del primo live si vedono tutti a casa del batterista Scott Rockenfield e fanno la prima prova. E ci racconta Scott Rockenfield in una famosa intervista: appena abbiamo provato Queen of the Reich, tutti in quella stanza sapevano che Todd La Torre sarebbe stato il cantante dei Queenstrike. Posso personalmente, modestissimamente, confermare per averli visti dal vivo al Pistoia Blues Festival aprire proprio per i Dream Theater. Che anno era? Il 2017 forse? Se qualcuno c'era me lo scriva sotto nei commenti. E effettivamente dal vivo Todd La Torre è una bestia, è veramente fantastico, si canta tutte le canzoni del vecchio periodo, ha un'estensione mostruosa e ha una voce che assomiglia tantissimo alla voce di Tate degli anni 80, per cui, sai, i brividi sono inevitabili. Tant'è, Geoff Tate si fa la sua carriera solista, prima prova a chiamare la band Queenstrike, come vi ho detto, poi fonda gli Operation Mindcrime, va male anche quella, poi finalmente inizia a girare semplicemente come Geoff Tate, d'altronde lo conoscono tutti, con varie incarnazioni di band. Dall'altra parte abbiamo una band che gode di nuova salute con un solo neo. Il neo ultimo del 2017 è che Scott Rockenfield, il batterista nonché papà dei Queenstrike, si allontana dalla band per motivi di paternità, gli è nato un figlio, chiede alla band di poter prendersi qualche mese per stare vicino alla famiglia, la band ovviamente lo supporta al 100% e nel frattempo la band prende Casey Grillo dai Camelot, quindi mica l'ultimo stronzo. Casey Grillo, che fa egregiamente il suo lavoro, che è un bravissimo batterista, dovrà rimanere nella band perché pare che Scott Rockenfield si dia per disperso. I rapporti e le comunicazioni fra Scott e il resto della band si interrompono. Con il passare dei mesi la band si ritrova a dover entrare in studio, a dover registrare il disco nuovo, cioè The Verdict del 2019, e di Scott non c'è neanche l'ombra. Casey Grillo dalla sua fa il suo bravo lavoro, per cui non invado lo spazio di nessuno e dice: ragazzi, se volete io sono qua, per carità, disponibilissimo, però fate voi tutto quanto. Alla fine, dopo vari tentativi di contattare Scott e il 2 di picche di Scott, a registrare le batterie sull'ultimo album dei Queenstrike sarà lo stesso Todd La Torre, che come vi ho detto prima è anche un bravo batterista. E Casey Grillo a oggi è il touring drummer dei Queenstrike. Si sta cominciando a parlare del nuovo album in studio e le dichiarazioni dei Queenstrike, credo sia stato Michael Wilton a dire che stavolta forse gli piacerebbe coinvolgere Casey Grillo anche nel processo creativo, visto che ormai suona la batteria con la band da 4 anni ed è un signor batterista ed è sempre pronto e disponibile. Ma dopo tanto silenzio, notizia di un paio di settimane fa, tre forse, Scott Rockenfield torna a parlare dopo che Geoff Tate in un'intervista aveva detto che lui aveva dei problemi grandissimi, che secondo lui, quello che sapeva lui non avrebbe mai più suonato la batteria, che aveva bisogno di aiuto, tutta una serie di cose che avevano lasciato intendere che Rockenfield avesse dei problemi molto grossi. In realtà Scott Rockenfield se ne esce fuori qualche giorno fa su Instagram e dice:
Chi vi ha detto che io sono uscito dalla band? Chi vi ha detto che io non sono più il batterista dei Queenstrike? È tutto falso. Io sono il batterista dei Queenstrike. Sono nella band, non ho mai detto di aver lasciato la band. Ci sentiremo molto presto e ne sentirete delle belle. E questa è l'ultima puntata della soap opera dei Queenstrike. So di essere stato più lungo del solito, ogni volta cerco di essere corto, ma mi piace dirvi un sacco di stronzatine. Per cui niente, sono andato veramente lunghissimo, quindi adesso chiudo qua e sarò super veloce nel mettere in sequenza i 15 album in studio, solo quelli in studio dei Queenstrike. Piccolo disclaimer che devo fare per forza. Nel conto ho messo anche gli album con Todd La Torre, anche se all'inizio avevo sinceramente pensato di limitarmi a quelli con Geoff Tate, perché secondo me i due capitoli sono quasi imparagonabili, ma da un punto di vista affettivo, non tanto da un punto di vista musicale. Poi alla fine ho detto no, restiamo ligi al nome e al marchio di fabbrica. Per cui, proprio secondo quello che vi ho appena detto, nella superclassifica troverete anche l'album omonimo Queenstrike del 2013, fatto dai Queenstrike ufficiali, e non troverete Frequency Unknown, che era fatto dai Queenstrike di Geoff Tate, perché quello, diciamo, non viene considerato un album dei Queenstrike ufficiali. Spero di essermi spiegato, sono stato un po' complicato. Anyway, cominciamo la nostra superclassifica dalla posizione numero 15. Dunque, alla posizione numero 15 mettiamo Dedicated to Chaos. Partiamo subito in bomba con un bel 4. E quello sarà il periodo in cui ci saranno gli album più brutti. Infatti, alla posizione numero 14 metto Q2K, a cui ho dato 5 meno. E alla posizione numero 13 metto American Soldier, a cui ho dato 5. Ma è sempre la stessa roba più o meno. Infatti, salendo di un gradino, alla posizione numero 12 c'è Tribe, a cui ho dato 5 più, e alla posizione numero 11 c'è il Mindcrime 2, che da un punto di vista affettivo, umano, è zero assoluto, la blasfemia. Da un punto di vista musicale è un album quasi sufficiente. Chiude il periodo oscuro della band per me al decimo posto Here in the Now Frontier del 1997, che pur non essendo sto granché di disco, ha un suo fascino e ha un suo perché, anche se è l'inizio della fine. E qui si chiude, diciamo, il periodo cacca, per quanto mi riguarda. Il secondo periodo in classifica inizia con la posizione numero 9, nella quale io metto l'omonimo Queenstrike del 2013, primo disco con Todd La Torre, a cui alla posizione numero 8 io faccio seguire The Verdict, cioè l'ultimo album con Todd, uscito nel 2019, e a cui alla posizione numero 7 io faccio seguire Condition Human, il secondo album con Todd La Torre, che secondo me dei tre è il più bellino. Ma già, vedete, siamo su dischi che suonano bene, che sono piacevoli da ascoltare, ben cantati, bei dischi, niente di che, niente di male. Questa è, diciamo, la seconda fase. La terza e ultima fase, o prima se volete, è quella che inizia dalla postazione numero 6, dove iniziano i dischi leggenda, ok? E quindi la mia personale superclassifica continua così. Alla postazione numero 6 metto The Warning, l'album d'esordio di questa band che, per quanto ancora acerbo, se volete, ancora da rifinire, ha già in sé il sacro fuoco del Queenstrike sound. Al posto numero 5 io metto Rage for Order, disco bellissimo ma un po' troppo ruffianotto, se volete, ma comunque un disco che già è più di 8, che siamo alla posizione numero 5. Alla posizione numero 4, e so che sarò contestato per questo, io ci metto Promised Land, che secondo me è un disco veramente bello. Diverso, difficile, controverso, oscuro, malinconico e triste, ma è un disco veramente bello, una perla nera da riascoltare e riscoprire. Io gli do personalmente 8,5. E arriviamo sul podio. Come avrete intuito, ci sono due dischi e un EP. Perché ho messo l'EP nella discografia ufficiale? Perché quell'EP
ristampato, rimasterizzato dopo, è diventato un caposaldo della discografia dei Queenstrike. Le canzoni di quell'EP sono talmente famose che ormai si può considerare a tutti gli effetti quasi come il primo album, per quanto non un full length, dei Queenstrike. E infatti, al terzo posto io ci metto il Queenstrike EP. Bellissimo, la sola Queen of the Reich vale 18. È un disco di un piccolo ma di una potenza devastante della Lady War Black. Ci sono un sacco di canzoni fichissime in quel disco lì. Ci rimangono gli ultimi due posti e stiamo parlando di due album enormi, immensi. Ci sono gusti personali, ma ci sono cose che semplicemente non si devono fare, non le posso fare e non le farò, perché certe cose non si toccano. Per cui al secondo posto, con un voto di 9,5, io metto Empire del 1990, disco perfetto, e al primo posto, con una votazione di 18 decimi, non può che esserci lui, Operation Mindcrime, un capolavoro senza età, senza confini e senza barriere. Bene amici di Metal Hits, sono stato di nuovo lunghissimo, non dovevo, ma tanto ci casco sempre, quindi vi chiedo scuse in anticipo per la mia prosopopea infinita. Comunque questa era la monografia / super classifica dei Queenstrike. Grazie, grazie, grazie per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che siamo da partout, cercateci su Facebook, su Twitter, su Instagram, su Telegram, credo su Twitch adesso siamo arrivati anche, su YouTube ci siamo già, il sito fondamentale www.metal.it, il forum dove c'è tanta gente divertente e quant'altro. Mi raccomando, commentate, se vi è piaciuto metteteci un pollicione che non ci fa mai male, vi ringrazio tantissimo per averci seguito, seguiteci ancora. Ah, a proposito, proponeteci, come avete fatto già in passato, proponeteci quali superclassifiche, quali monografie vi piacerebbe che la redazione curasse, noi cercheremo di tenerle in considerazione. Quindi grazie, per il momento vi saluto e che la gloria sia sempre con tutti noi!